Un centro estivo gestito dalla Federazione Tennis che ospita ogni anno centinaia di ragazzi. Castel di Sangro è anche questo, oltre ad essere uno dei luoghi turistici montani più prestigiosi in Abruzzo. E proprio in questo centro, qualche anno fa, si sono allenati in tenera età due dei protagonisti del tennis mondiale di oggi, capaci di trascinare lo scorso anno a Malaga l'Italia verso la storica vittoria della Coppa Davis, a distanza di 47 anni dall'impresa dei vari Panatta, Brazzutti, Zuccarelli e Bertolucci in Cile. Yannick Sinner, numero uno al mondo, e Lorenzo Musetti, a un passo qualche giorno fa dalla finale di Wimbledon, erano solo ragazzetti quando vennero ad allenarsi qui, come ricorda Michelangelo Dell'Edera, team manager della nazionale, in occasione dell'esposizione della Coppa Davis. È un centro storico quello di Castel di Sangro, nato alla fine degli anni 60. Ed era doveroso portare questa coppa, oltre che sentito, qui a Castel di Sangro, perché proprio da Castel di Sangro che Lorenzo Musetti ha cominciato a svolgere la sua attività nei raduni tecnici nazionali piuttosto che nella Coppa Bellardinelli. Yannick Sinner è passato da Castel di Sangro, ma non c'è stato il giocatore che ha dato il suo contributo per questa coppa che non è passato dai nostri centri federali estivi. Quindi il legame che c'è tra questa Coppa Davis e i centri federali estivi non è solo emozionale, ma è un legame forte, pragmatico, fatto di tanto lavoro. La sensazione più forte è che non aspetteremo altri 47 anni per riportare la Coppa del Mondo del tennis, la Coppa Davis qui in Italia. C'è una squadra, ci sono tanti giocatori, il capitano e tutti i professionisti che lavorano, che non vedono l'ora di cominciare nuovamente a lavorare insieme per coltivare il sogno di riportare questa meravigliosa coppa in Italia e farla girare in tutti i club italiani. Con il tennis, con la Federazione Italiana Tennis abbiamo un rapporto oramai datato davvero 78, un'epoca abbastanza lontana attraverso la quale abbiamo scritto la storia dello sport qui a Castel di Sangro, del tennis e anche, se vogliamo, i risultati internazionali, quindi la prestigiosa coppa che oggi ospitiamo nella nostra città. È un simbolo, ma un simbolo che raccoglie l'unità nazionale, raccoglie chiaramente tutto il comparto giovanile, raccoglie tante aspirazioni, tante aspettative, tanti anche diciamo momenti di comunanza, di interessi e di storie che hanno riguardato la città e la Federazione Italiana Tennis.